Allora, i miei amici italiani siamo qui nel quello complesso templare induista più vecchio di Java, dal VII secolo. Questo tempio è molto affascinante perché solamente nel questo tempio di si chiama di Sri Kandi si può trovare la Trinità Indù nel stesso corpo. Normalmente, come India o a Java anche, nel complesso templare di Prambanan, la Trinità Indù, cioè Brahma, Shiva, Vishnu, con tre templi diversi, mentre quello è nello stesso corpo. Per un esempio, qui si può identificare quello è Vishnu, conservatore del mondo. Si può identificare quale è Vishnu, quale ci sono i simboli di Vishnu con quello, la mano a destra c'è il rosario, disco del fuoco. E poi c'è, si chiama, due angeli di là. Vishnu, secondo la consapevolezza, coscienza collettiva della gente dell'India, che potrà fare 10 volte della incarnazione per mantenere la pace del mondo. E la settima incarnazione, la settima avatar di Vishnu, cioè Rama. Per questo c'è Ramayana nel tempio induista di Prambanan. Capiamo bene questo, e si può vedere la Trinità Indù nel questo tempio solamente. C'è Vishnu conservatore e poi Shiva. Si può identificare Shiva con rosario. Quello, rosario. Dilla rosario, per indicarci il tempo cosmico. A destra, sfortunatamente, è una cosa distrutta. Qual è a destra? Scacciamosche. Sì, scacciamosche, perché quando c'erano alcune catastrofi naturali come terremoto, tsunami, inondazione, e Shiva che sta scacciando, pulire la natura. Per questo la moglie locale a casa c'è scacciamosche. Shiva. Naturalmente si può dire non è il dio Shiva, però Shiva Murti, Vishnu Murti. Nella teologia indiana non abbiamo detto dio, però Murti. Murti vuol dire la statua. La nostra stupidità accademica, abbiamo detto sempre che nelle chiese, nei sinagoghi, nei templi ci sono le divinità. Nessuno non ha visto le divinità, solamente le loro manifestazioni, le loro statue. Quello è Brahma, perché abbiamo visto adesso che abbia quattro teste. Uno, due, tre. Posteriormente, rosario. E i piedi dovrebbe essere l'immobilità, mentre qui io non lo so anche perché i talloni sono un po' separati. Grazie ai miei antenati del quello complesso templare di Dien si può godere questa eccezione della Trinità Indù nel tempio. Grazie.